Agosto 1944. Ci siamo. Libereremo Parigi. La divisione corazzata francese e la fanteria americana arriveranno all'alba. Entreremo in azione stanotte. È passata una settimana da quel treno. Il plotone è nel cuore di Parigi e collabora con la resistenza. Rousseau e Crowley hanno un piano per sabotare l'occupazione. Vogliono colpirla al cuore. Usando i documenti recuperati dal treno, io e Rousseau ci spacceremo per ufficiali nazisti per infiltrarci nella quarta. Da questa parte, signori. A capo della guarnigione c'è l'SS-1 di Polizeiführer Heinrich. Per arrivare a me, ha ucciso i miei genitori, poi mio marito e infine mio figlio. Stanotte, tutto quello che abbiamo perso, per cui abbiamo lottato, avrà un senso. Ci riprendiamo la nostra città. La guarnigione. Là il nostro contatto ci fornirà gli esplosivi. Faremo saltare i cancelli. Sarà il segnale per entrare in azione. Contiamo su di voi. Bene, ragazzi. Via. Si comincia. I crocchi ce la faranno sudare. Se siamo sopravvissuti a Pearson, siamo pronti a tutto. Ho combattuto con lui a Kasselin. Ha coraggio da vendere. Non manca molto, mes amis. Ma prima, entriamo nella tana del lupo. Ci vediamo lì. Ed eccoci qua, ragazzi. Nuovo episodio di Call of Duty World War II. Serie che non sto portando da un po' di tempo per motivi tempistici. Comunque, come sempre, a inizio episodio vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentare, condividere, attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi gli altri video e supportare serie e canale. Ed eccoci qua, posto di blocco. Stronzi nazisti. Andiamo, andiamo. Presto quest'incubo sarà finito. Se ti fermano, la tua copertura deve essere a prova di bomba. Ripassiamola. Tu sei Gerda Schneider, un addetto militare. Herr Spiegel dell'intelligence straniera ti ha ordinato l'evacuazione di Heinrich Haberlin. Prenditi del tempo, studia il dossier. Allora, M. Allora, io sono Gerda Schneider, Amburgo, Germania. Franz Spiegel, il comandante. Ok, Amburgo, Germania. Greda, ok. Spero di ricordarmelo. Possiamo sbagliare. Piazzare il nostro agente ci è costato moltissimo. Devi trovarlo. Scambia le vostre valigette. Sperando che abbia gli esplosivi che ci servono per i portoni. Ti preoccupi troppo, maggiore. È il mio lavoro. Vediamoci davanti alla guarnigione, a operazione conclusa. Chi ti manda? A Spiegel. Bene. Comunque vada, appena fai lo scambio, devi restare in possesso della valigetta a ogni costo. A questo punto, voglio andare fino in fondo a tutti i costi. Ok. Vediamo di non sbagliare, ovviamente, ragazzi, se no... Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Ok. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Ok, ce la siamo cavati. Ricorda, il nome del tuo contatto è Fischer. Indossa un'uniforme grigia da ufficiale. La frase in codice? Verlaine. A presto.
Ok, ragazzi, missione un pochettino, diciamo, stealth. Quindi cerca l'agente Fisher. Fisher. Lo so, giriamo. Questo è un bagno. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Ich muss zu einer Besprechung mit Polizeiführer Wagner. Laut Ihren Papieren sollten Sie zum Polizeiführer Heinrich. Kommen Sie mit, wir klären das jetzt. Ah, che ne so io, che quell'altro. Vabbè, dai. Ma c'era scritto? Beh, giustamente, scusate ragazzi, poliziai Erich là, come cavolo si chiama, vabbè, con sti nomi tedeschi io ce faccio a cazzotti. Ma guardate che roba. Sì, di El Papiro, va. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? F. Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Eh sì, ragazzi, con sti nomi tedeschi uno fa un po' a cazzotti, dai, su. Che poi, tra l'altro, è una lingua che non ho mai studiato, quindi pure i nomi mi mettono in difficoltà. So l'inglese e lo spagnolo, ma il tedesco mi manca. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Facciamo presto. Sei pronto a fare lo scambio? Sei in anticipo. E ora io ho un briefing. Metterò gli esplosivi in una valigetta uguale alla tua. Faremo lo scambio nella sala di guerra. Fammi strada. No, mi tengono d'occhio. Con la tua copertura entra nell'ufficio di Heinrich al terzo piano. Da lì puoi arrivare all'ala nord ed evitare i posti di blocco. Meglio non farsi vedere insieme. Ora va, ci ritroviamo alla sala di guerra. Ok. Sala di guerra, terzo piano. Cioè, sì. Quello, vabbè, seguiamo l'indicatore. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Ma certo, attenderò con piacere. Porca miseria. Verzeihung, Herr Kommandant.
Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider. Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir. Norsisch. Vielen Dank. Danken ist er noch nicht. Fräulein Schneider. Ora, se non le dispiace, preferirei conversare in italiano. Questo perché, come saprà, la pratica rende perfetti. Bitte. Nehmen Sie das Platz. Si accomodi. Così, Herr Gruber ha mandato lei per organizzare il mio viaggio. Esatto. Quale onore. Chi era? Der Commander Spiegel. Sehr gut, molto bene. Meglio essere prudenti di questi tempi. Tesa. Beviamo qualcosa. Al mio ritorno in Vaterland. I francesi sono una brutta razza. Ma devo ammetterlo, mi mancherà la loro cucina. Pensi all'ortolano, quel delicato uccello canterino. Gli vengono cavati gli occhi per farlo farcire. Infine viene annegato nel cognac. Ingegnoso. Non so che cosa mi mancherà di più. Se gustare la sua carne o guardare mentre lo ammazzano. Però c'è una cosa di cui sono sicuro. La più grande soddisfazione è stato guardare tuo figlio agonizzare sotto il mio stivale. Questo è per i miei compagni. Questo è per mio figlio. Questo è per me. Vive la Resistance. Con quale violenza, eh? Il tutto. Vabbè, giustamente. Usciamo dalla finestra, va. Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fällt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte.
Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Da! Meno male, grazie. Non mi deludi mai. Siamo compromessi. Adesso sono tutti in allerta. Hanno preso il contatto. Dimmi che hai fatto lo scambio. Sì, ho gli esplosivi. La missione continua. Piazza le cariche e poi incontriamoci nel cortile. Devo fare piano. Dai. E la Madonna. Troppo pericoloso. Che cazzo però. Crinchia! Presto, andiamo al portone! Me fai prendere... Ma che cavolo mi sta coprendo? Ho capito, cazzo, però sono appena sceso e mi hanno pescato. Troppo rischioso. Ho pensato di darti una ancora mano. Uno. Ora mettiamo l'ultima carica al portone. Aia, levati. Ma porca miseria, ladra, vacca. Dai, cazzo. Ho capito, però è fatta apposta per farsi sgamare questa parte. Col cazzo che mi copri!
Adesso tocca a te e alla tua squadra, Daniels. Qualcosa non va. Attacchiamo subito. Non sparare prima che esploda le cancelle. Stai pronto. Attaccateli! Andiamo, soldati. Alla guarnigione hanno bisogno di noi. Creghiamoci, i Crook si batteranno fino all'ultimo. Vabbè, è il gameplay delle morti a caso. Poi ragazzi, io ripeto, con ste armi da seconda guerra mondiale, io con tutto il bene che ve voglio, ma veramente non ne colgo una. Com'era N? Scusate, ho sputato sullo schermo. E dai! Avanziamo verso il ponte. Ci siamo quasi. Cecchini nella guarnigione. Secondo piano. Andiamo, forza! Mezz'ora che spara a questo. Alla guarnigione!
munizioni da darti, soldato. Sì, se ti fermi, però. Mi serve una mano. Crowley! Signore, mi dia dei colpi. Non è ancora finito. Presto i tedeschi passeranno al contrattacco. Prepariamo le difese. Seguitemi. Ok, occupa l'edificio. Bella intensa questa missione comunque, eh? Molto bella la trama di questo gioco, molto bella la campagna, ragazzi. Ve la consiglio. Ecco, tieni. Rousseau, lancia un fumogeno. Libera l'atrio e setaccia il palazzo. Arrivano i rinforzi nemici. Bene, forza. Al secondo piano, noi faremo piazza pulita dei nemici qui sotto. Ok. Grandi, perfetto. Stanza libera. Prepariamo delle difese. I tedeschi sono vicini, da qui li vedremo arrivare. Se si avvicinano, usiamo le molotov. Ok, no. In tutta la città, ce l'abbiamo quasi fatta. Avanzano con la copertura dei fumogeni. Ecco che arrivano. Daniels mira all'autista. Gli altri aspettino che siano a tiro. Bel colpo. Mitragliatrici, fuoco! Proteggiamo quel ponte! Fiamme là davanti. Cecchini nel palazzo oltre la sella. Si avvicinano troppo. Nemici davanti, usa le molotov. Tu sta il semicingolato, non dove vedi? Aia, aia. Ah, ecco. Stanno avanzando, usa le bombe molotov. Panzer Schreck. E dove lo metti? Cosa? Cosa dove lo metti? Bada. Bada.
Preso. Marca troia che quello ci pia. Ok. Tizio con lanciamissili, ragazzi, è pericolosissimo. Dai, 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 carica! Minchia! Ma è voluto? Ti pare facile. Si ritirano. Tempo, tempo. Ce l'abbiamo fatta, nemici respinti. Chi cazzo era? Ah. Ottimo. Ce l'abbiamo fatta. Stavo sparando a uno dei miei, però va bene così. Lavoro favoloso, signori. Favoloso. Ci siamo riusciti. Le forze di De Gaulle entrano in città. Ora champagne e caviale non ce li leva nessuno. Ehi, Daniels, credi ancora che ci sia qualche ragazza in cerca di un bel soldato? Scusami, era solo per confortarti. Adesso me lo dice. Città delle luci. Finalmente, qualcosa da festeggiare, Crow? Non si torna indietro. La Francia si è ripresa Parigi. Ma non è ancora finita. La guerra continua. Pearson, lasciamoli festeggiare. Questo lo lascio a te. Occupare la guarnigione e aiutare a liberare Parigi è un'impresa che non dimenticherò. Diamine, credo di aver visto Pearson sorridere. Dobbiamo tenere viva questa sensazione fino al Reno. Allora ragazzi, siccome l'episodio è durato abbastanza, io come al solito vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentare, condividere, attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi gli altri video e supportarci. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!